Sono Sergio Duretti, sono il direttore del CSP e con vero piacere che do inizio a questa conferenza stampa nella quale presenteremo i risultati di un importante progetto. Siamo qui, siamo negli uffici del CSP, con me ci sono A Torino. a Torino, accanto a me c'è Luca Mercalli, presidente Buongiorno a dell'Associazione tutti. Meteorologica Italiana, c'è l'ingegner Bonifacino di Iren Energia. Stiamo Buongiorno a tutti. aspettando Michele Ottino del Parco Nazionale del Gran Paradiso, c'è Andrea Molino che è responsabile dell'attività di ricerca sugli embedded system, la meccatronica e le energie rinnovabili del CSP. Un benvenuto a tutti coloro che ci stanno vedendo in diretta web, a tutti coloro che hanno conosciuto questa iniziativa grazie a Twitter e a Facebook. Voglio soltanto dire due parole prima di passare la parola a Luca Mercalli. La prima è che abbiamo scelto di fare in questo modo la presentazione di questo importante progetto perché volevamo che anche la presentazione avesse un alto tasso di sostenibilità. Non abbiamo voluto fare la tradizionale conferenza stampa in un luogo in cui i giornalisti o le persone interessate devono fisicamente muoversi, prendere i loro mezzi, arrivare, consumare tanta anidride carbonica, Produrla, sì. produrre tanta carta, tante cartelline, tanti comunicati stampa, eccetera, eccetera. Abbiamo voluto fare questa prima esperienza, come dire, interamente digitale, proprio perché questo consente di poter immaginare anche un nuovo modello attraverso cui comunicare le cose che si fanno. Quindi siamo molto contenti di aver scelto questa forma. Siamo molto contenti e speriamo che voi l'apprezzerete. Siccome è una conferenza stampa, ci sarà comunque la possibilità di fare domande, di poter intervenire, di chiedere chiarimenti. Sono aperti i canali su Facebook e su Twitter. Ricordo che su Twitter l'hashtag è Meteo2850 e quindi ci sarà comunque la possibilità di poter svolgere, questa nostra iniziativa come se fosse a tutti gli effetti la conferenza stampa. La seconda cosa che voglio dire è che tutti i dati che rilasceremo oggi sono rilasciati secondo il paradigma degli open data e quindi secondo una modalità che noi tutti apprezziamo molto, quella della conoscenza libera, che pensiamo sia l'unico modo attraverso cui favorire non soltanto lo sviluppo della ricerca, ma molto spesso anche lo sviluppo del territorio. Il CSP, dico soltanto due parole sul CSP, è un organismo di ricerca impegnato in attività ormai da 20 anni sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Siamo una struttura nella quale, siamo una società mista nella quale c'è sia la componente pubblica, in modo particolare Regione Piemonte, sia la componente privata. Lavoriamo nei campi della ricerca applicata. A noi piace che, come dire, i grandi temi della ricerca vengano sempre declinati in progetti molto concreti. Io ho esaurito in questo momento i saluti iniziali e quindi darei subito la parola a Luca Mercalli, presidente dell'Associazione Meteorologica Italiana, per entrare invece nel merito. Luca, a te la parola. Grazie, grazie Sergio. Beh, intanto vedo che è arrivato anche Michele Ottino, direttore del Parco Nazionale Gran Paradiso. Lo facciamo attraversare qui il nostro set e prende anche lui posto. Intanto buona giornata mondiale della meteorologia. Abbiamo scelto di proposito questa data, il 23 marzo, che celebra come ogni anno l'entrata in vigore dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, che è un'agenzia delle Nazioni Unite con sede a Ginevra, che nel 1951, dopo la bufera della Seconda Guerra Mondiale, riprende il coordinamento di tutti gli standard di osservazione di dati meteorologici nel mondo, e quindi abbiamo scelto che questa nuova stazione meteorologica, che si aggiunge alle decine di migliaia di altre stazioni che già opera nel mondo, non è nulla di straordinario sul piano del fatto che ha in montagna, ad alta quota, ce ne sono anche di più alte, ma ciò che è straordinario è che siamo riusciti a mettere insieme una stazione che è una stazione di ricerca scientifica, cioè non è solo un punto di osservazione come tanti, ma è in un luogo particolare, il ghiacciaio Chardonnay, che è un ghiacciaio nel Parco Nazionale Gran Paradiso, sul versante piemontese, in una zona particolarmente remota. La stazione è a quota 2850 metri, in un vallone
dove c'è un piccolo ghiacciaio di meno di un chilometro quadrato di superficie, ma che è molto singolare in quanto è tenuto sotto osservazione dal 1971, con una procedura particolarmente avanzata di monitoraggio dal 1992, che è il bilancio di massa, e mancava un'informazione più dettagliata sui parametri meteorologici che governano anche l'evoluzione del ghiacciaio. Così, grazie ai fondi provenienti dal 5 per 1000, questa è anche una ragione per cui poi tutti sono open data, perché li avete pagati voi, quindi è un ritorno di informazione grazie alle scelte di chi ha devoluto il proprio 5 per 1000 in dichiarazione dei redditi, insieme ai nostri colleghi francesi che hanno già fatto esperienze simili su altri ghiacciai poco al di là della frontiera. Abbiamo installato nel 2010 questa stazione meteorologica che tuttavia, essendo in un vallone remoto dove non arriva neanche il segnale del telefonino, e per fortuna, perché forse che rimanga ancora qualche posto isolato preservato, ebbene, però effettivamente noi potevamo scaricare i dati soltanto un paio di volte all'anno quando si andava a fare il monitoraggio del ghiacciaio. Adesso invece il progetto è stato quello di mettere in rete la stazione grazie a una serie di artifici telematici che poi ci spiegherà Andrea Molino, che permette alla stazione di dialogare con la rete mondiale, e quindi in questo momento con oggi apriremo poi l'accesso alla pagina di consultazione dei dati in modo che chiunque nel mondo possa avere intanto la curiosità di vedere in tempo reale cosa sta succedendo in questo luogo remoto dove in 2 anni di webcam abbiamo visto passare 4 camosci. Queste sono state le uniche forme di vita, forse una persona che eravamo noi quando andavamo a fare le osservazioni, ma veramente un luogo remoto. E però i dati arrivano e sono a disposizione sia per alpinisti, per chi ha la curiosità semplicemente di vedere cosa sta succedendo lassù, sia ovviamente per tutti coloro che svolgono ricerca scientifica in ambiente montano, che lo ricordiamo è una sorta di grande laboratorio per la diagnosi precoce dei cambiamenti climatici. Allora io direi inutile dilungarci troppo, perché tutti i dati sul ghiacciaio li trovate sul sito nel menu glaciologia, e c'è la scheda del ghiacciaio Chardonnay, la ricerca che vi si fa sopra, quindi è tutto consultabile senza fare carta, ma in comode schede e file da scaricare. Io passerei però la parola all'ingegner Bonifacino, che rappresenta qui Iren Energia, la società che gestisce gli impianti idroelettrici storici della Valle Orco, che da ormai più di 20 anni sostiene la parte logistica della nostra ricerca sul ghiacciaio Chardonnay. Grazie a Luca Mercalli, grazie di questo invito che ho accolto assolutamente con estremo piacere. Io sono responsabile della produzione idroelettrica di Iren Energia. La società, come già accennava Luca Mercalli, è nata, quindi ex azienda energetica municipale, poi successivamente IRIDE, è nata nell'idroelettrico. L'idroelettrico è la prima fonte di produzione, ecco, di energia elettrica che è nata e che è stata sviluppata a livello industriale. L'idroelettrico per sua natura, utilizzando ecco, una fonte rinnovabile, è un fruitore molto convinto ecco, delle previsioni, della meteorologia, della scienza meteorologica in tutte le sue forme, sia nella forma previsionale che nella forma di monitoraggio. Ecco, nella forma previsionale ovviamente noi ci affidiamo ecco, alle previsioni che gli esperti, quali appunto Luca Mercalli, ci consentono di avere. Per noi sono assolutamente informazioni importantissime che ci servono proprio per l'esercizio degli impianti, non soltanto per il normale esercizio e per l'esercizio in emergenza degli impianti. Ecco, voglio sottolineare ecco, per quanto riguarda ecco, la parte previsionale, tutte le azioni ecco, che mettiamo in atto e che in funzione, in virtù di buone previsioni, ci consentono ecco, di ottimizzare le risorse per far fronte alle emergenze meteorologiche, ai grandi eventi meteorologici, alle
diciamo, quando diciamo, in situazioni ecco, di precipitazioni molto importanti abbiamo da fronteggiare portate importanti, abbiamo da fronteggiare delle situazioni di emergenza. Nevicate assolutamente molto importanti. Naturalmente ecco, noi nel nostro piccolo, la collaborazione ecco, sottolineata prima da Luca Mercalli è una collaborazione che ci è estremamente utile. Noi diciamo, siamo dei raccoglitori di informazioni, quindi per quanto riguarda la parte più idrologica ecco, della scienza meteorologica contribuiamo anche noi raccogliendo delle informazioni presso i nostri impianti, presso i nostri invasi. Abbiamo delle centraline meteo dove misuriamo diversi parametri meteorologici quali temperature, precipitazioni, velocità del vento. Abbiamo misure ecco, dello strato nevoso, dello strato di ghiaccio, ecco, abbiamo tutta una serie di informazioni che condividiamo, che elaboriamo, che ci diciamo, conserviamo nei nostri archivi per le nostre elaborazioni. Queste ci servono soprattutto ecco, per avere in termini previsionali, in questo caso anche noi facciamo delle previsioni, facendo delle valutazioni statistiche di quello che è avvenuto negli anni precedenti, nei decenni precedenti. Quindi ecco, per noi l'idrologia è questa parte ecco, della meteorologia assolutamente importantissima che ci fa piacere condividere, ecco, ormai è un ventennio ecco, che condividiamo con la Società Meteorologica Italiana per avere da loro ecco, anche un'interpretazione, ecco, una valutazione di queste informazioni. In questo modo queste informazioni che sono diciamo, nostre diventano anche diciamo di tutti per diciamo, la diffusione che poi attraverso appunto questa collaborazione con la società rende disponibile. Io ho altri argomenti ma li lascerei poi per accennava prima diciamo, alla conferenza e quindi a eventuali domande. Grazie ingegnere Bonifacino. Beh, se fino a qualche anno fa le informazioni meteo-idrologiche ci servivano soprattutto per guardare al passato, per gestire l'operatività presente, adesso c'è una novità. Negli ultimi decenni, con il problema dei cambiamenti climatici, abbiamo sempre più bisogno di farci scenari di futuro per capire dove andremo a finire e pianificare quindi con anticipo le grandi variazioni territoriali nell'ambiente alpino in particolare che ci attendiamo. E allora io vorrei chiedere qui l'intervento del dottor Michele Ottino, che è direttore del Parco Nazionale Gran Paradiso, altra struttura con la quale abbiamo sempre collaborato da oltre 20 anni, perché il parco da questo punto di vista ha un occhio particolarmente attento sia al monitoraggio ma anche alla visione di futuro, cioè il parco come laboratorio scientifico. Sì, è un laboratorio scientifico che in realtà inizia tantissimi anni fa, perché se pensate che uno dei primi atti che adottò il consiglio dell'allora comitato scientifico del parco nel 1925 fu l'acquisto di 10 pluvionivometri totalizzatori, dalla dimensione già allora dell'aver colto l'importanza dell'ottenere tutti questi dati. Dati che sono oggi ancora più importanti perché le previsioni sono che un aumento di 1-2 gradi della temperatura a livello globale possa determinare la scomparsa del 30% delle specie. E dei ghiacciai, difatti, una delle attività che voi conducete come Società Meteorologica Italiana e anche noi come parco è proprio quella di rilevare l'arretramento che è in corso. Voi fate il bilancio di massa del Chardonnay, noi lo stiamo eseguendo sul Grande 3, l'ARPA Valle d'Aosta sta facendo sul ghiacciaio del Timorion. Tutti dati che vengono messi in relazione l'un con l'altro e che a noi sono tra l'altro estremamente utili per una serie di indagini che abbiamo in corso. Una è legata per esempio alla rapida colonizzazione dei fronti glaciali lasciati liberi dal ghiaccio, un altro anche molto importante è da vegetale ovviamente. Un altro molto rilevante è la verifica di quello che succede sulle specie faunistiche. Pensate che la pernice bianca a 13 gradi centigradi comincia a ansimare per il caldo e la pernice bianca non può salire oltre i 4061 metri della cima del Gran Paradiso, quindi per queste specie un riscaldamento eccessivo non dà alcuna possibilità di trovare un altro luogo o di spingersi più a nord.
lo stambecco stesso sta rivelando, grazie a degli importanti studi che sono comparsi sulla rivista Ecology, dei dati impressionanti, vale a dire che in un primo tempo la diminuzione delle precipitazioni nevose ha determinato un invecchiamento della popolazione, gli animali diventavano sempre più vecchi, ma il contrappasso è che in realtà abbiamo scoperto che nel giro di pochi anni la popolazione è quasi dimezzata. Questo perché? Perché è diminuita fortemente la sopravvivenza dei capretti. E questo sembra di nuovo in relazione al riscaldamento climatico, perché precipitazioni nevose inferiori hanno fatto sì che il ricaccio dei pascoli fosse molto più rapido in primavera e che i capretti arrivassero non adattati sostanzialmente, perché i foraggi erano già troppo lignificati per consentire il loro svezzamento, e da qui un aumento della loro mortalità. Quindi vediamo che i dati di natura meteorologica, di tutti questi dati idrologici, sono di estrema importanza per il nostro lavoro, per fare le previsioni di quello che potrà succedere nel futuro. Grazie Michele Ottino. Allora, proprio solo un cenno al ghiacciaio Chardonnay, che non l'abbiamo detto, ma è un sorvegliato speciale che purtroppo ci comunica da anni una fase di arretramento imponente, e l'arretramento medio è di una decina di metri sulla fronte, mentre la perdita di spessore è dell'ordine mediamente di un metro all'anno. Ora, se calcolate che sono ghiacciai che hanno 30-40 metri di profondità, purtroppo possiamo calcolare che verso la metà di questo secolo vedremo le pietre che ci sono sotto, almeno per tutti i ghiacciai di questa taglia. Fortunatamente c'è anche qualcosa di a quote un po' superiori, ma lo scenario che ci aspettiamo del Gran Paradiso 2050 è probabilmente tante pietraie là dove c'erano ghiacciai o ci sono ancora i resti di ghiacciai come il Chardonnay, e forse rimarrà solo un cappuccio di ghiaccio sulla vetta del Gran Paradiso. Quindi noi continuiamo ad osservare, anche se ogni anno abbiamo un pezzettino di meno del nostro materiale di ricerca. Bene, siamo in time, e quindi a questo punto, Sergio, se hai qualcosa da aggiungere, poi passiamo la parola ad Andrea. No, passerei immediatamente la parola ad Andrea, in modo che così completa il quadro, voglio dire, del progetto, fornendo da questo punto di vista tutte le informazioni su quello che è il ruolo che il CSP ha svolto con grande entusiasmo, con grande passione, con grande interesse, per consentire che questo progetto, voglio dire, venisse messo in rete, come dicevi tu prima. Passerò subito la parola ad Andrea Molino. Grazie Sergio. Sì, quella che vi farò io è una breve panoramica sulle attività che CSP ha fatto con Società Meteorologica. Scenderò un attimino nel dettaglio tecnico di quella che è stato appunto il lavoro sulla centralina meteo del Chardonnay. Sono partito qui nella presentazione dalla stazione come era circa un anno fa, quindi quando l'abbiamo trovata, quando siamo andati sulla prima volta. La stazione è una stazione, diciamo, ben ancorata tramite un traliccio al terreno e alla roccia. Si possono notare appunto tutta la serie di sensori che monitorano la qualità i parametri dell'aria, dell'acqua e del terreno. Diciamo che i due punti focali sono appunto questa serie di sensori, una webcam che inquadra il ghiacciaio per avere comunque sia anche una valutazione visiva di quello che sta succedendo, e poi quella che è il cuore della centralina, del luogo in cui questi dati confluiscono insieme. Quindi lo stato era le immagini e i dati della centralina meteo venivano salvati all'interno della stazione meteo, e quindi periodicamente c'era necessità di recarsi sul posto per scaricarli. Allora, uso questo se riesco. Il primo passo quindi è stato quello di cercare di capire quale potesse essere il tipo di collegamento radio per portare giù i dati in tempo reale. Come è stato già detto prima, non è un luogo raggiunto da sistemi di telecomunicazioni ordinari, quindi la rete cellulare non è presente, quindi dobbiamo inventarci qualcosa di nuovo. La necessità inoltre di portare giù anche i dati della webcam, e quindi grosse quantità di dati, portava la necessità di avere un canale di comunicazione decisamente capiente. Quindi ci siamo mossi su una tecnologia che è molto familiare al CSP, che è quella dei collegamenti a 5 GHz,
E quindi il primo passo è stato quello di cercare sul territorio un posto per poter collegare la stazione del Chardonnay con, diciamo così, un punto di approdo verso la rete internet, perché appunto il nostro target finale è quello della rete internet per la condivisione dei dati. Una prima indagine tramite strumenti di cartografia ha portato a localizzare, a ipotizzare il sito del Tiglietto in Val Soana come possibile punto di approdo per il collegamento della centralina, in quanto il Tiglietto CSP, grazie a progetti di ricerca precedentemente portati avanti, aveva già un punto di connessione a internet. Quindi questa, vedete come si presenta la cartografia. Diciamo che sono collegamenti che vanno in linea ottica, quindi per avere un buon collegamento radio c'è bisogno di una visibilità ottica tra i due siti. Una volta fatta questa ipotesi si passa alle simulazioni, nel senso, ipotizzato il Tiglietto come punto di... Il Tiglietto è una borgata, sì. Una piccola borgata attorno ai 1000 metri. Esatto. Purtroppo mi dicono non anche più troppo abitate. Diciamo. Ma forse potrebbe contribuire, esatto, alla sua rivitalizzazione. Esatto. Questa è la connessione internet a banda larga, quindi... stabilito a Tiglietto, ipotizzato a Tiglietto il nodo di comunicazione, è stata fatta una simulazione di copertura verso il punto del Chardonnay. Quindi vedete, queste mappe colorate rappresentano l'intensità del segnale che va degradando con la distanza, che però nel punto del ghiacciaio presenta da simulazione comunque valori più che accettabili. Adesso passo alla modalità manuale. Come detto, sono comunicazioni che viaggiano in linea ottica, quindi il passo successivo è stato recarsi fisicamente al Tiglietto e cercare di localizzare il ghiacciaio del Chardonnay nel panorama, sapendone la direzione. È stata localizzata con un binocolo la stazione meteo, almeno presupponiamo che fosse quel luccichio che spuntava al fondo della valle, e quindi questo ci ha dato maggiore fiducia nel procedere con le simulazioni. L'ultimo passo, diciamo la validazione formale, è stata quella di appunto simulare il link tra il Tiglietto e la stazione del Chardonnay tramite tool di simulazione che hanno all'interno i dati cartografici ci permettono di valutare tutti i parametri radio. Di qua si può notare che è un collegamento di 12,5 km, che è una distanza comunque sia ben insomma entro i limiti che possiamo sopportare. Altra informazione sono l'elevazione e l'azimut che deve avere il direzionamento dell'antenna dal ghiacciaio per puntare correttamente verso la stazione del Tiglietto. Ci riprovo. Quindi siamo andati su e qua vedete appunto un momento dell'installazione in cui la visibilità ottica è cercata appunto da Luca Mercalli e dal mio collega sul traliccio. Lì eravamo in un istante in cui cercavamo di individuare il Tiglietto che spuntava tra le nubi. In questa prima gita emissione abbiamo installato quindi tutta la parte radio, la parte di alimentazione, perché come vedete ci sono due pannelli solari che alimentano la stazione, uno per la parte di raccolta dati e un altro per la parte di webcam e tutta quella che è il sistema radio. E quindi in questa fase abbiamo stabilito il collegamento e l'abbiamo lasciato su per fare dei test di stress. Andando... Ecco qua. Il momento non è stato tutto agevole. Esatto. Erano abbastanza scomodo lavorare in queste condizioni, soprattutto quando la temperatura era sotto zero. Sì, che le viti scappavano dalle mani. Cioè, Matteo Maglione. Esatto, Matteo che sul palo sta installando questa che è l'antenna, è un'antenna direzionale che punta verso il Tiglietto, si possono notare tutti i sensori presenti sulla stazione meteo, l'anemometro, la capannina con gli altri sensori, questi che sembrano una doccia ma in realtà sono i due sensori di altezza neve che misurano. Sono ancora in test però, hanno, esatto, dei problemi, non li vedremo dopo questi dati. Esatto. Quindi... Uno dei passi principali è stato anche quello di fare una stima accurata del consumo di energia della stazione meteo. Diciamo che mentre la stazione meteo da sola ha un consumo di energia abbastanza, diciamo così, trascurabile, quindi ampiamente sotto il watt di potenza,
aggiungere la parte radio e collegare definitivamente la webcam ha portato a un consumo della stazione di circa 10 watt. Quindi con un pannello di 30 watt di produzione di picco non possiamo permetterci di avere la stazione perennemente connessa al mondo esterno. Quindi i test in laboratorio sono stati fatti, qua era un momento in cui la centralina era in laboratorio, per stimare esattamente i consumi delle varie parti e quindi stabilire una politica di accensione e spegnimento delle varie parti per arrivare alla garanzia di un tempo di vita della centralina anche in assenza di radiazione solare per anche più di una settimana. Quindi questi studi hanno portato a determinare la politica di accensione che adesso è presente alla centralina, che praticamente si attiva 20 minuti ogni 2 ore nelle ore diurne. Questo intervallo è leggermente ampliato durante le stagioni estive per ovvie ragioni e viene ristretto durante i periodi invernali, quindi ad oggi le accensioni sono dalle 7 di mattina alle 15 del pomeriggio. Questa è la centralina, diciamo che la parte che abbiamo aggiunto alla centralina, perché ricordo che la centralina meteo era già presente e continua a raccogliere i dati autonomamente. Questa è la parte che abbiamo aggiunto, si parte da una prima sezione che è la parte di alimentazione di tutto il sistema, una parte di interfaccia radio, una parte di interfaccia verso quello che è, sono i dati che arrivano dai sensori, e poi uno switch di rete che fa confluire tutti questi dati e li manda verso l'antenna. Quindi questa, ho portato qua una foto di una delle ultime volte che siamo stati su, quando abbiamo lasciato la stazione praticamente in funzione, e quindi si possono notare in basso le due scatole, quella già esistente con centrale, poi quella con sistema radio, i due pannelli solari, la webcam e l'antenna. In questo caso abbiamo fatto la passeggiata per tornare a casa. Una passeggiata di 8 ore. Una passeggiata, sì, non breve. E diciamo che qua ho voluto riportare quella che è la stazione meteo dopo la cura CSP, quindi per fare un confronto con quello che era prima. Come abbiamo detto, dal tiglietto i dati vanno direttamente sulla rete internet, confluiscono su un sistema di raccolta che è un grosso database che raccoglie i dati, ne fa il backup e quindi evita di perderli nel tempo. È possibile selezionare tutti i sensori che sono presenti nella stazione meteo e visualizzarne gli andamenti. Da qui i dati poi sono distribuiti, i dati grezzi proprio dei sensori sono distribuiti anche verso tutto, in prima istanza verso la società meteorologica, che poi li pubblica, li elabora, quindi di qui questo è il punto di arrivo della nostra attività. Bene, benissimo. Ecco qua. Due parole ancora per... Sì. Allora, intanto la stazione ha superato un test molto importante, perché con l'ondata di freddo di inizio febbraio 2012 la stazione è rimasta per una settimana in nube, senza sole, con temperatura attorno ai 24 gradi sotto zero, e quindi ha funzionato, siamo molto contenti di questo test. Il secondo punto è che avete visto, c'è sempre quasi d'estate, c'è sempre molta nebbia. È un luogo che noi raggiungiamo per i lavori in genere in elicottero, e qui soprattutto l'aiuto di IREN è determinante, perché con la logistica di servizio degli impianti idroelettrici della Valle Orco noi riusciamo ad accodarci alle attività di manutenzione, e quindi sfruttiamo l'elicottero IREN per raggiungere il posto. Però mi piace anche dire che al di là di questo paio di missioni che si fanno ogni anno, la stazione è stata concordata insieme agli organi di controllo del Parco Nazionale in modo che fosse meno impattante possibile, e già a 100 metri non si vede praticamente più, e quindi un puntino che nel panorama minerale della zona si può dire che scompare. E poi c'è il fatto che non altera in maniera irreversibile i luoghi, perché per qualsiasi occasione ci fosse necessità di rimuoverla, sono 4 viti in una roccia, quindi insomma ci speriamo che il nostro impatto sul luogo sia veramente il minimo possibile. Sono le 11:30, sì. E come da programma è venuto il gran momento, no, di vedere i dati. È venuto il gran momento. Io un attimo prima di questo gran momento volevo ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a questa diretta, che sono qui e che voi non vedete.
Massimo Schiro, Alessandro Bernard, Eleonora Pantò, che sta seguendo la parte sui social media, sui social networks. Voglio ringraziare il consorzio Topics, che ha collaborato proprio a questa diretta. Voglio ringraziare la comunità Valli Orche Soana. Voglio far vedere che in questo momento, voglio dire, sta comparendo su questa immagine meravigliosa che è datata oggi alle ore 11.05, una foto scattata alle 11.05 e 10 secondi, sta comparendo questo straccio. Facciamoci una bella risata, perché la legge di Murphy è quasi sempre in agguato. Allora, per segnalare i cavi che tengono la stazione contro, insomma, le bufere di vento, agli elicotteri, perché c'è sempre il pericolo che un elicottero possa impattare nei cavi, avevamo appeso degli stracci di segnalazione, come quelle banderuole tibetane. Bene, uno di questi stracci legato ai cavi è stato portato dal vento fin vicino alla webcam, e già da tanto tempo che ci accompagna, e abbiamo detto: speriamo che proprio oggi non venga a darci fastidio. In effetti è proprio arrivato a farci visita, ma non ci dà fastidio, ci fa anche vedere che qualcosa si muove lassù. Alle 9, l'immagine precedente che potete vedere anche nella galleria, si vede completamente il panorama. La cosa importante è vedere la bellezza anche di questo posto, la grande uia di Chardonnay, 3200 e qualcosa metri, lì davanti a noi sulla sinistra dell'immagine, e poi questo grande pianoro dove, è il caso di dirlo, c'è poca neve per la stagione, quindi abbiamo meno di 2 metri di neve. In questo momento ci saranno circa 160 centimetri di neve, è un anno veramente magro per l'accumulo nevoso quest'anno, e c'è ancora la possibilità in aprile, in maggio, che arrivi molta neve, perché la nostra stagione è un po' monsonica, è la primavera. Ci auguriamo che ne arrivi, perché soprattutto ne abbiamo bisogno sia per la produzione idroelettrica, sia per l'ecologia della montagna, sia per l'agricoltura in pianura. Quindi per il momento questi dati ci mettono in guardia, potrebbe essere un anno magro, ma abbiamo ancora almeno un paio di mesi per aumentare le riserve se ci saranno le grandi piogge di primavera. Luca, io preferirei che lo facessi tu, diamo quindi il via alla pubblicazione dei dati. Da questo momento tutti i dati sono disponibili su? Sono disponibili su 2 siti, su http://nimbus.csp.it. Io e un secondo, perché così festeggiamo. Ah, certo, no? Tu prepara il brindisi, io intanto commento i dati, e sul sito di Nimbus, quindi www.nimbus.it, dove ci saranno i 2 link permanenti che da adesso chiunque potrà consultare. Vediamo allora il tempo che fa sul ghiacciaio Chardonnay. La temperatura è di 0 gradi giusti in questo momento, sta arrivando la primavera anche a 3000 metri, però l'alba, o meglio nella notte alle ore 2:20, ha fatto ancora freddo, ci sono stati meno 8,8 gradi. La cosa incredibile è che già questa mattina abbiamo però avuto uno sbuffo di aria mite, o probabilmente un cambiamento della direzione del vento con delle brezze locali, e la temperatura dagli 0 dell'ultima lettura delle 11, già alle 10:20 aveva raggiunto gli 8 gradi. Caratteristica delle zone di montagna sono escursioni termiche molto rapide che cominciamo a conoscere adesso, e prima ci erano un po' sconosciute. L'umidità relativa è del 48%, la pressione atmosferica 723,8 ectopascal, non ci sono precipitazioni, da ricordare che comunque durante l'inverno le precipitazioni non le possiamo misurare perché il pluviometro che viene riempito dalla neve non è riscaldato, perché consumerebbe troppa energia. Ci sono 2,2 metri al secondo di velocità del vento, cioè circa 8 km/h, una velocità molto modesta. Siamo arrivati a velocità attorno ai 120-130 km/h durante le bufere di Fern. La direzione del vento è da est-sud-est ed è quella che ci fa sventolare lo straccio, quindi sulla webcam. La massima raffica è stata di circa 25 km/h alle 3 di notte. C'è una radiazione solare sostenuta, e siamo all'equinozio di primavera, e quindi abbiamo già in questo momento 873 watt al metro quadro. Accumuliamo la radiazione nel corso della giornata per avere l'energia totale accumulata, che si misura in megajoule metro quadro e che per ora è arrivata a 7,1. La temperatura del suolo è una temperatura che in questo momento è sotto il manto nevoso, a circa 10 cm sotto il manto nevoso. Infatti abbiamo un valore molto costante per tutta la stagione, siamo attorno a meno 1,1,
ed è in crescita. Negli ultimi giorni l'abbiamo già vista passare da meno 2 a meno 1, segno che appunto la primavera sta arrivando e fra un po' la neve, poi avremo ancora la possibilità di queste nevicate primaverili, ma poi via via si riscalderà il manto nevoso e entreremo nella fase di fusione. Infine ci sono i dati dell'idrometro, cioè il sensore che misura l'altezza dell'acqua nel rio glaciale, che per il momento sono dei dati che abbiamo messo in nota, non sono significativi perché c'è ancora la neve, quindi il sensore è bloccato su questa misura di 6 cm. Quando comincerà a scorrere l'acqua in tarda primavera, inizio dell'estate, vedremo poi i livelli. Questo è un dato molto importante, in particolare per le piene. Ne abbiamo già intercettata una nello scorso autunno e da lì sappiamo anche l'onda di piena che può arrivare in pianura, perché qui la intercettiamo nella sua formazione nei bacini elevati. Nell'ultima sezione di questa pagina ci sono i riepiloghi dei dati di ieri, del giorno precedente. Quindi ieri la minima è stata di meno 11.6, abbiamo avuto una massima però di 7.6 positivi, la temperatura media dell'aria calcolata con due metodi, meno 4.9 oppure meno 2 a seconda che si usi la media ogni 10 minuti o minima e massima diviso 2, precipitazioni che mi abbiamo detto non ci sono, i riepiloghi della velocità del vento, la radiazione solare totale, la temperatura sotto la neve e un ultimo dato, la sommatoria dei gradi giorno in eccesso a 0 gradi. Questo è un indice della quantità di calore che si accumula nell'anno nella zona, che ci serve poi per correlarlo con la fusione del ghiaccio, cioè tanto più sarà alto questo valore quanto più abbiamo fusione poi del ghiacciaio, che verrà misurata in settembre. Ecco, direi che i dati fondamentali sono questi. Sotto abbiamo una consistente leggenda con tutti i dettagli sia del gruppo di lavoro, di chi ha collaborato, di chi ha sostenuto, di chi ha finanziato, i dati tecnici della stazione, per cui chiunque può adesso approfondire questi dettagli, e a noi non resta allora che brindare alla stazione del Chardonnay. Io brindo ad acqua di ghiacciaio, quindi sì, ce l'eravamo portata all'ultima missione, quindi grazie a tutti per la collaborazione. Mi sembra anche importante dire che in questi momenti di un'Italia in crisi, però con entusiasmi, capacità e volontà di raggiungere gli obiettivi, si riesce lo stesso poi a fare qualche cosa di eccellente. Quindi lunga vita alla stazione di rilevamento al ghiacciaio Chardonnay. Grazie anche per la vostra visione e arrivederci.